Siamo a Padova con Marco Pigolo, una giornata importante per l'MMA perché si è svolta una selezione, per un nuovo team che andrà a combattere all'estero e nello specifico raccontaci di questo torneo internazionale. Questo torneo è organizzato dalla European MMA League, è un torneo che mette insieme 16 nazioni, 5 atleti per nazione di 5 categorie di peso. Abbiamo i meno 70 kg, i meno 77, i meno 84, i meno 93 e più 93. Abbiamo portato qui a Padova atleti un po' da tutta Italia, forti atleti come Giorgio Pietrini, Andy Mattei, e abbiamo fatto loro un test con vari docenti anche della Federazione Italiana Kickboxing come Massimo Rizzoli, Armando Ciccarella, io, Palazzin e ovviamente Zeg Alisic, e stiamo decidendo ora quali atleti tra questi parteciperanno all'evento. Quindi Croato. sicuramente una selezione molto seria, non basata sul parere di una singola persona, ma uno staff di professionisti per Certo. creare un team vincente, Certo. per far fare bella figura. Ovvio. Allora, invece dicevamo che come si è elevato questo test e com'è il livello dell'MMA in Italia? Sta crescendo? Ma secondo me si sta crescendo bene anche perché si sta guardando un po' anche come lavorano gli altri paesi. E finora abbiamo sempre fatto l'MMA in base alla kick jitsu che si faceva, mentre all'estero lavorano in maniera un po' più professionale. Gli atleti hanno iniziato ad uscire, andare ad allenarsi in America e quindi il livello non poteva altro che crescere. Allora, come Buda International, terremo i nostri lettori informati sugli sviluppi di questo grande torneo. Ok, Grazie, grazie. ciao! Ciao.